Buonasera a tutti, questa sera faremo una pastonata con finocchio e mele, con un estratto di finocchio e mele. Praticamente abbiamo gli ultimi finocchi disponibili, perché in pratica stanno finendo. Guardate che noi usiamo sempre alimenti stagionali, dato che sono gli ultimi, utilizzeremo per altre massimo 2-3 volte, credo, il finocchio. Vi ricordo che intanto passiamo a fare l'estratto, utilizzando, abbiamo fatto a pezzettini sia il finocchio sia le mele, quindi metteremo col tappo chiuso un poco di finocchio e un poco di mela, alternandoli nell'estrattore. Il finocchio, allora, il finocchio praticamente è ricco di vitamina A, B, di calcio, di ferro e di magnesio, quindi praticamente è un alimento che favorisce la digestione e in più evita la formazione di gas intestinali. Inoltre è un ottimo antinfiammatorio, nonché depurativo del fegato e sangue. Queste sono proprietà che sono state studiate ovviamente scientificamente, e in più la proprietà principale è anche una delle caratteristiche che contiene pochissime calorie. Ecco, andiamo, dopo che si è amalgamato col tappo chiuso, in modo da far amalgamare i due elementi, andiamo ad aprire il tappo e a cominciare a far defluire il succo. Poi utilizziamo la mela. Ecco perché la mela? La mela che molti usano, secondo me, diciamo, quando abbiamo canarini adulti è bene usarla intera, ma quando abbiamo i piccoli, fare un estratto secondo me è molto meglio, in quanto mettendola poi in una pastonata la supereranno tutti. Sempre col tappo chiuso, in modo che si amalgamano i due elementi proprio nella macchina, e sempre alternando. Abbiamo preso, vedete, tutte le parti del finocchio, anche le parti che sarebbero state buttate, le parti diciamo dure, e utilizzeremo e sfrutteremo, ecco, tutte le parti. Stavo dicendo che la mela è ricca di vitamina C e di potassio, ha inoltre un'azione prebiotica, in quanto è ricca di pectina, che è una fibra solubile che agisce da vero e proprio prebiotico, alimentando e favorendo la crescita dei batteri positivi praticamente presenti nell'intestino, e mantenendo quindi anche una, diciamo, mantenendo la regolarità intestinale. Ecco, quindi passiamo a lavorare, è stato questo succo. Qua intanto vedete escono dal lato, escono i rifiuti, gli scarti. E poi volevo fare una puntualizzazione molto importante. Ecco, l'importante è unire. Una puntualizzazione importante per quanto riguarda i probiotici e i prebiotici, che molti confondono e pensano che siano la stessa cosa, più o meno simile. No, praticamente, ecco, vediamo come il succo si va a mischiare, si amalgama bene nella macchina, cosa che se lo faremmo separatamente non sarebbe la stessa cosa. Stiamo dicendo, i prebiotici praticamente colonizzano le aree occupate dai batteri patogeni, evitando praticamente la loro moltiplicazione. In più ottimizzano la funzionalità intestinale e praticamente abbassano il pH fecale, che è una sorta di effetto collaterale dato dalla terza funzione, che hanno tre funzioni, che è quella di produrre vitamine e molecole utili all'organismo. Quindi
prebiotici invece sono il nutrimento dei probiotici, quindi sono un'altra cosa. E in più favoriscono, ecco, l'attività dei probiotici, ecco perché vanno, insomma, unite le due cose. Solo che i probiotici vanno, di solito, sono già presenti nell'organismo animale e noi li possiamo introdurre tramite integratori in polvere, che altro non sono che enzimi che poi diventeranno praticamente vivi nel momento in cui verranno a contatto con lo stomaco. Invece i prebiotici, per esempio, ecco, sono presenti anche nel pinocchio, cioè nella mela, scusate, sotto forma di pecchettina, quindi saranno il nutrimento dei probiotici che noi daremo sotto forma di integratore, perché l'integratore che noi diamo va alimentato appunto con dei prebiotici. Tante aziende stanno facendo questi integratori a base di questi prodotti, io vi consiglio di usarli perché i prebiotici sono molto importanti, in quanto sono, ripeto, enzimi già presenti nell'organismo naturalmente, che è bene usare per mantenere appunto la flora intestinale anche con il pH giusto. Ecco, abbiamo finito l'estrazione. Andiamo a mettere adesso a colare, a filtrare, ecco, diciamo così, con l'aiuto di un colino, a filtrare questo succo. Con l'aiuto di un cucchiaio andremo ulteriormente, ecco, rimarrà questa polpa che ovviamente non butteremo, che però se mettiamo adesso, dato che utilizzeremo il cuscucus, se no metteremo questa polpa nel cuscucus, quando andremo a sgranare il cuscucus stesso diventerà difficoltoso, perché la polpa interferisce proprio con, ecco, interferisce con la consistenza del cuscucus, che va ammollato ovviamente con elementi liquidi e filtrati tipo acqua o succhi di frutta. Quindi, ecco, andiamo a vedere, questo è il risultato, andiamo a pesare soprattutto quanto succo è. Questo è il succo, che andiamo a pesare, che è 500 grammi. Quindi prenderemo adesso 500 grammi di cuscucus a questo gusto un po' di olio di semi, uniremo un po', dicevo, di olio di semi in ragione di più o meno 5-10 grammi e andremo a girare prima l'olio crudo nel cuscucus, questo perché con l'olio poi il cuscucus si sgranerà molto meglio. Anche quando usate l'acqua o un altro liquido è bene mettere un po' di olio, anche di oliva va benissimo, anzi è meglio. Quindi tipo quando tostate il riso, ecco, ho fatto questo lavoro. Una volta, ecco, amalgamato l'olio, andremo a versare il succo di finocchio e mela . Giriamo un po' per farlo assorbire bene e adesso lasceremo riposare per almeno 20 minuti
il gusto gusto nel succo della mela e poi passeremo a farvi vedere la seconda parte delle pesconate appena sarà pronto il gusto gusto. Vi ringrazio intanto, ci vediamo fra poco.